Organizzato dal Rugby Quarto Circolo Benevento, si è svolto il sesto torneo Memorial Filomena Ricci, riservato alla categoria Under 16. Il servizio. Siamo qui al Quarto Circolo per parlare del torneo interprovinciale. Abbiamo con noi l'allenatore dell'Under 16 del Quarto Circolo, Pippo Mottola. Sì, oggi realizziamo questo torneo Memorial Ricci. Ci sono sei squadre, sono interregionali perché abbiamo delle squadre che vengono dal Lazio, quindi abbiamo l'Appia, il Frascati e le Fiamme Oro. Poi ci sono una selezione campana e c'è anche una selezione pugliese, quindi un torneo da sei squadre. Quindi mi sembra che facciamo due gironi da tre squadre con poi le semifinali e finali nel pomeriggio. Quindi questo torneo non è il primo anno, è una tradizione che ormai si sviluppa nel tempo. Come lo preparate? Come è seguito questo torneo? La preparazione è stata molto faticosa, anche perché quest'anno ci siamo attrezzati con delle strutture al coperto dove poter ospitare i ragazzi per il pranzo, e poi per la verità quest'anno abbiamo anche sistemato un pochettino tutta quanta la struttura, pitturato gli spogliatoi, quindi abbiamo cercato di dare anche un'immagine un poco più importante alla struttura stessa. Parlando a livello tecnico, come si presenta la squadra del Quarto Circolo a questo torneo? La verificheremo in giornata, però i presupposti ci sono, anche perché le squadre che partecipano, essendo delle selezioni, delle squadre che partecipano ai rispettivi categorie regionali, sono di buon livello, quindi mi auguro che riusciremo a fare una bella figura, quantomeno. Pippo, a parte il livello tecnico del torneo, io credo che noi sappiamo che è importante all'aggregazione tra i ragazzi, al di là chi lo vince, chi lo perde, però è importante che si conoscano, che stanno insieme, che vivono una giornata di sport. Credo che questo è l'obiettivo principale. Ma sì, lo sport noi lo intendiamo sempre come un veicolo sociale per fare in modo che i ragazzi si conoscono, stanno insieme e crescono insieme. Ovviamente questi sono dei momenti di verifica dove i ragazzi crescono sia sotto l'aspetto tecnico, perché si confrontano con delle squadre di livello, sia sotto l'aspetto emotivo, perché conoscono, si confrontano con altre persone e vivono una giornata intera sul campo. Abbiamo con noi il capitano della prima squadra, Michele Caldarulo, che a breve sarà impegnato nella fase provinciale per i playoff, in quanto hanno vinto la fase regionale di questi playoff di Serie C. Che vi aspettate per questo futuro? In realtà noi non voglio partire con il piede sbagliato, però non ci aspettiamo il risultato massimo. Noi siamo una squadra che comunque è nata da tre anni con grandissime difficoltà. Sappiamo che molti dei nostri giocatori comunque non possono dedicare tutto il loro tempo agli allenamenti e al rugby. Sicuramente ce la giocheremo al 100% e ce la metteremo tutta. Se nel caso sarà comunque un ottimo risultato raggiunto, ovvero la conquista del campionato, e noi comunque speriamo nell'approccio perlomeno alle finali.